Jack Kerouac, On the Road. È forte perché siamo stati pubblicati insieme. Io da mia madre e lui dalla Mondadori, nel 1957. E quindi questo libro per me è una cosa che mi porta dietro. L'ho scoperto ovviamente un po' di anni dopo, intorno ai 18 anni. Da un po' di anni a questa parte, superati gli ANTA, ho cominciato a prendermelo ogni aprile, quando compio gli anni, e mentre spengo le candeline mi dico: ma siamo ancora sulla strada? Siamo ancora on the road? La genialità di questo libro, secondo me, sta in quella frase che è visionaria, secca e pazzesca, ed è: Sal, dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati. E dove dobbiamo andare? Non lo so, dobbiamo andare. Cioè, il senso di questo libro qua è, ripeto, contestualizzato allora, ma oggi è come se mi prendessi quello che avevo allora e me lo sto costruendo in maniera, diciamo, amorevole. È un pezzo di gioventù che non fa più a pugni con l'età, ma che rimane dentro. E allora va preservato. Allora, in quel senso lì lo vorrei condividere. Ha catalizzato l'attenzione e la fantasia di molti quando eravamo ragazzini. Visto che siamo ragazzini ancora oggi, ce lo teniamo.